Salve utenti di questo canale, o insomma voi che seguite i miei video. Oggi torniamo a parlare di fotografia e lo facciamo con una domanda, come avete già potuto intuire dal titolo, perché se avete cliccato su questo video, comunque sia, siete stati portati qui dal titolo. Quando possiamo definirci fotografi? La domanda, sebbene sembri banale analizzandola, diciamo, superficialmente, racchiude in sé, secondo me, mille sfaccettature. Me l'avete fatta in tanti a me. Ma io non mi sento di poter dare una definizione, una risposta, perché io ho una mia opinione al riguardo. E quindi tempo fa misi queste due stories su Instagram. Buongiorno gente, ho bisogno di voi stamattina, mi serve un vostro favore. Mi dovete scrivere nei messaggi privati, con calma, pensandoci, secondo voi quando è che una persona diventa un fotografo o quando è che si può definire tale? E quindi insieme a voi voglio andare a colmare questo vuoto di definizione leggendo quello che mi avete scritto. Il fotografo, per definizione, è una professione che consiste nel fotografare come lavoro e chi lo fa solo per piacere personale è un appassionato di fotografia. Poi magari quello con la passione per le foto ne sa più o fa foto migliori do chi lo fa come lavoro. Però quella è un'altra cosa. Per me, quando si ha un proprio stile nello scattare foto, quando inizia a mettere passione e impegno nella fotografia, tanto da trattarla quasi come un lavoro, senza sprecare alcuna occasione per poter catturare uno scatto. Fotografo può essere chiunque, basta avere una macchina fotografica e interessarsi alla fotografia un minimo. Fotografo, inteso come professionista, è colui che fa il fotografo di professione e ci campa semplicemente, che sia un reporter, uno che fa matrimoni, riviste o semplicemente a fini artistici. Connubio fotografia, portare a casa il pane è fondamentale per me, se no non sei un fotografo, sei semplicemente un appassionato di fotografia. Poi abbiamo anche quando sei Daniele Limberti, cioè seriamente, cioè, ma se io fossi un fotografo sarei in questo momento qui, cioè nella mia stanzetta, in queste condizioni a farmi video? Qui si va subito al punto, cioè quando hai fatto buoni scatti e soprattutto quando hai un'attrezzatura decente, proprio pa! Poi abbiamo anche chi aveva fatto la domanda a me e poi ha risposto alla storia. Sono quello che ha fatto la domanda sotto l'ultimo video. Oggettivamente credo che un fotografo possa essere definito tale, non necessariamente se ci lavora, magari potrebbe essere un individuo che pur non avendo una retribuzione con un qualsiasi mezzo, come un social, vuol far trasparire tramite i suoi scatti la sua idea di fotografia, il suo stile, il suo modo di fare arte. Forse arte è un po' azzardato come termine, perché chi scatta una foto a caso, senza tecnica, senza che segua alcuna regola di composizione, non credo che possa essere definito fotografo. Sei andato ad aprire un vaso di Pandora enorme, perché comunque la tecnica ha una grossa importanza nella fotografia, ma a mio parere, e comunque a parere anche di tanti altri, non è tutto, perché comunque sia ci deve essere una controparte anche artistica che va a compensarsi e a... Però, giustamente, se non sai come impostare la macchina e non tu la fai la foto bella, o meglio, non riesci a fare quello che magari hai in testa, quindi già è difficile farlo quando sai impostare la macchina, quindi pensa se non la sai impostare. Ciao, dipende da cosa si intende per fotografo, se è un mestiere, quando si è molto pratici di tecnica, vendita e gestione di prodotto, tra virgolette, se è arte, quando la conoscenza della tecnica sublima in qualcosa di altamente personale, quel che riguarda i tipi di soggetti, inquadrature e colori, compreso tutte le gradazioni di grigio e del bianco e nero, e possibilmente senza usare una post-produzione invasiva. Il resto sono amatori che fanno foto per passione, ma che non mirano a farci soldi. Secondo me un fotografo può definirsi tale quando riesce a gestire luci e colori a suo vantaggio, quindi anche lui un fanboy della tecnica, perché giustamente se non sai la tecnica non imposti nulla. Quando ci stai mezz'ora a capire che diaframma, tempo e ISO ura. Forse USA era, sa, sì. Quando ha un'attrezzatura adeguata e decente e sa fare buone foto, se è a livello professionale, deve avere una buona attrezzatura e deve avere esperienza sul campo. Avere una buona attrezzatura e avere una buona esperienza fa sì che tu possa essere definito un fotografo. È onesta. Secondo me, uno è fotografo quando è professionista, ossia viene pagato e ritaglie per ciò che fa e o vive di quello. Sarò un po' banale, ma la vedo così. Ad esempio, uno è calciatore quando vive di quello, tutti gli altri giocano a calcio. Spero di essermi fatto capire. Quindi, tutti quelli che non vengono retribuiti per le foto che fanno, fanno foto, gli altri sono fotografi. E direi di fermarmi qui per questo video, perché ne abbiamo già dette tante.
Quello che è emerso è che avete delle idee un po' contrastanti. C'è chi definisce il fotografo come la persona che guadagna e quindi vive di quello. C'è chi definisce il fotografo invece per merito, quindi se ha esperienza, se fa un buon prodotto. E c'è chi invece lo definisce su un piano più filosofico. L'amante della fotografia si può anche definire fotografo, anche se non ci campa, però comunque è un fotografo. Non esiste un'unica risposta. Perché? Perché il termine fotografo può essere visto e letto sempre in mille modi e ogni persona lo leggerà a modo suo. Naturalmente chi mette passione in quello che fa e quindi fa le foto con passione, sia per lavoro, quindi da professionista, sia da amatore, quindi da non professionista, secondo me può essere definito fotografo, perché comunque sia sta attraverso la macchina fotografica parlando, dicendo qualcosa, esprimendo qualcosa. Spero di non aver fatto un caos dicendo tutte queste cose. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi lascio appunto con la domanda: secondo voi quando è che possiamo definirci dei fotografi? Scrivetemela qui sotto nei commenti, perché poi voglio leggere un po' quello che esce fuori. Sentitevi liberi di dire qualsiasi cosa, anche di andare contro quello che ho detto io naturalmente, perché era il mio parere, come quelli che ho letto erano i pareri degli altri. Vi ricordo di guardare qui sotto in descrizione, perché trovate anche i link all'attrezzatura che utilizzo, i link alla pagina Instagram, la carta Hype e tante altre cose. Guardate qui sotto, mi raccomando, accendete la campanellina così vi arrivano i nuovi video. Ciao!